Allora, seconda parte del video, perché la prima si è interrotto purtroppo. Vabbè, affanchiappo là dentro, non ce ne importa nulla. Dicevo, Giampi se ne deve andare. Giampi se ne deve andare, perché veramente ha distrutto capre e cavoli. Maestro, non puoi stare a Milano, assolutamente non puoi stare a Milano. Non puoi stare a Milano, battere, tratta la buona uscita, battere da uomo, poi col tempo capiranno che effettivamente il mercato è stato imbarazzante, coordinato male, pagato tanto, nel senso che Duarte è stato comunque paghicchiato, Leao, che è un buon giocatore, è stato pagato tanto. Hernandez, vabbè, presto, però il diritto di riscatto ho fissato a 20 milioni, cioè, non so se c'è l'obbligo, mi sa, per Hernandez. Benacces, come dice Mastrangelo, veramente, Mastrangelo ha ragione, fatemelo dire, Mastrangelo aveva ragione, Luca Mastrangelo aveva ragione, veramente un Benacces, cioè, Benacces, però, figa, ha ragione. I milanini che non avevano preso Sensi dicevano abbiamo preso Benacces, hai ragione. A me dispiace per il tifoso milanista medio, quello non stereotipato, però la campagna acquisti del Milan totalmente sballata, cioè senza idee. Comunque si parla che ormai Giampaolo ai minuti contati, qualcuno dice no, ma Genova andrà in panca. Pensate se viene esonerato Andreazzoli a Genova questa settimana, che è molto probabile, e viene esonerato anche Giampaolo, molto probabile, e quindi viene preso Gattuso col Genova, e il sostituto si parla di Ranieri. Diciamo il Ranieri al Milan, e si gioca la prossima partita Genoa-Milan e Gattuso vince. Succede la guerra civile a Milano, eh? Guerra civile veramente, guerra civile, cioè, perché io già me l'immagino così, la curva sud, mamma mia, poretti che stanno passando, che brutta stagione. Là i veri responsabili sono Gazzidis, che non capisce un Kaiser, Boban e Maldini ex equo, forse anche per me più Maldini, perché anche Vigliacchino, che vabbè, grande giocatore, ma dirigente, ho già detto in un video, se per tu 10 anni, da quando ti sei ritirato come giocatore, al Milan non sei stato come dirigente, ci sarà un motivo. Sì, vabbè, sono padrone della squadra americana, ecco, bravo, vai alla tua squadra americana di terza lega del Miami, va, vai a vivere a Miami, che è meglio, perché Milano, per vivere a Milano ci vogliono le scatole quelle zai tonde, anzi cubiche. Vabbè, detto questo, Massara è impalpabile, non esiste Massara, non ha fatto una dichiarazione quest'estate, pensavo che l'hanno preso a fare come burattino. Per il resto, guarda, se voglio fare qualcosa di buono veramente, prendessero Ranieri, mi dessero un po' di tempo, perché comunque, oh, Ranieri si è motivato, ti può portare veramente il Milan quinto o sesto posto sicuro, perché come state adesso siete al decimo posto, da decimo, cioè addirittura Piontek che la controfigura, ma riuscire di se stesso, perché il problema di questa squadra è non che non segna, non tira, per non tirare, come cacchio di segnare, mamma mia. Va bene Giampi, è stato un piacere, sempre forza Inter, puoi venire nell'Inter a lavorare, ti facciamo fare il magazziniere, non so, l'osservatore, il match analyst della primavera under 12, cioè qualcosa te la facciamo fare se vuoi, per carità. Però mamma mia che delusione, dovevi dimetterti subito quest'estate, quando hai capito che il mercato era Nisba, sei uscito a testa alta veramente, peccato, mi dispiace. E al caro Milan,
più che al caro Milan, cari milanisti tifosi, dovete soffrire 4-5 anni come ha sofferto l'Inter, e poi appena trovate un cambio di proprietà decente potete veramente cominciare a rivalutare il vostro blasone. Per il resto, mamma mia, niente, è tutto mamma mia questo video, questo e quell'altro anche, perché la situazione lo impone. Viva il calcio, quello giocato, quello vissuto dai tifosi, e basta i giochi di palazzo. Per il resto ci vediamo su questi schermi. Se ti piace questo video ti iscrivi, se non ti piace iscriviti lo stesso, che magari qualcosa di buono la caccio, non si sa mai, e che fa tanta mediocrità qualche pillola ti può anche uscire. Ciao.